Questa è una vittoria dei miei giocatori, è merito loro perché hanno dato una dimostrazione di grande carattere, di grande attaccamento al proprio dovere, e quindi è giusto che dopo tante cose lette, sentite, che ci hanno un po' infastidito, hanno dimostrato di essere calciatori con le palle, e quindi questa è una vittoria tutta loro che si devono godere fino in fondo. Per il resto penso di aver già risposto. Nel momento in cui dico che la vittoria è di tutto il gruppo giocatori, di tutto il gruppo squadra, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. È vero, il primo tempo non è stato bello, è stato un primo tempo dove avevamo ancora addosso probabilmente un po' di delusione per quello che è successo mercoledì, però poi dopo siamo riusciti con l'inizio del secondo tempo a fare quello che gli ho chiesto nell'intervallo, perché secondo me c'erano le possibilità per poter vincere questa partita, bastava accelerare un po', eravamo un po' troppo compassati, e anche senza rischiare granché, però avevano un po' il dominio loro rispetto al nostro, pur a ritmi molto bassi da parte di tutte e due le squadre. Poi nel secondo tempo la squadra ha accelerato e ha meritato questa vittoria rotonda, secondo me. Di noi ad Alessandria abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, abbiamo incontrato una squadra composta da ottimi giocatori e ce la siamo giocata fino alla fine. Abbiamo sofferto e purtroppo poi, come ho già detto, la lotteria dei rigori è una lotteria che lascia dei cadaveri, no? Nel senso che purtroppo quando perdi così ai rigori, disputando una partita di sofferenza, perché non sono così rimbambito da non rendermi conto che abbiamo sofferto, però siamo arrivati fino in fondo abbiamo giocato la partita cercando di mettere in difficoltà la Juventus, ma non ci siamo riusciti. Però un risultato, anche se importante perché era un passaggio del turno per la finale, non può in un attimo cancellare quello che ha fatto questa squadra, no? E quindi questo è quello che mi dà più fastidio, un po' di equilibrio non guasterebbe, perché Foggia è abituata, no? a essere un attimino così borderline, no? E quindi ho imparato a conoscerla, e poi dopo però arrivi allo stadio, trovi un pubblico che canta dal primo secondo fino all'ultimo, consapevole del sacrificio e dello sforzo che hanno fatto i ragazzi, e consapevoli anche che abbiamo dato tutto. Quindi questo è... Pensi solo al pubblico? Io penso al pubblico e ai miei giocatori, assolutamente. Formazione che è nata sicuramente dopo la partita di Alessandria, perché ho dovuto fare i conti su delle assenze, su degli infortuni, su stanchezza, ma io alleno questa squadra tutti i santi giorni, quindi ribadisco, non sono così rimbambito da mettere in campo una formazione che non ha logica. Poi si può sbagliare la partita, ma la formazione è una formazione, quella di oggi, nei ruoli giusti, nelle caratteristiche giuste, con interpreti diversi. Una squadra è allenata allo stesso modo, quindi chi non viene chiamato in causa all'inizio deve sapere quello che vuole l'allenatore e quello che la squadra deve fare. Quindi Conte ha sofferto, è stato fuori tanto, ha fatto la prima partita a Francavilla non bene, secondo me non era come idea di calcio che piace a noi, che siamo più aggressivi, e quindi ha dovuto lavorare, e adesso è arrivata l'occasione e ha fatto un'ottima partita. Rutiens l'abbiamo già visto, sappiamo le sue caratteristiche, e quindi su quello non mi sbagliavo. Leo la stessa cosa, e poi Costa, Garattoni, voglio dire Leo, Ogunsei, questi ragazzi che hanno fatto in 7 giorni 3 partite quasi intere, a parte Costa che è uscito adesso, e Ogunsei, direi che sono stati clamorosamente bravi. Per quanto riguarda la classifica, ne mancano 10, quindi come ho sempre detto, quando arriveremo ad aprile tireremo una riga e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare per poter programmare quello
che eventualmente dovremo fare. È giusto affrontare, preparare la prossima partita nel miglior modo possibile. Abbiamo una settimana corta, ma io l'ho accorciata ancora di più perché ho dato un giorno libero, perché penso che sia più allenante un giorno libero che non un allenamento dove devono ancora recuperare, no? E quindi io sono 50 giorni che non vedo le mie figlie, e la stessa cosa i ragazzi, quindi sacrifici ne facciamo ed è il nostro lavoro, però penso che sia più importante far recuperare mentalmente, fisicamente, ma soprattutto mentalmente questi ragazzi, perché hanno spinto e continuano a spingere, oggi hanno dato dimostrazione, ripeto, di avere grande, grande cuore e a cuore il Foggia. I ragazzi sanno che devono fare ogni partita al massimo per ottenere il massimo dei risultati e quindi non ho bisogno di dirlo, sono ben consci e mediamente intelligenti come tutti noi per capire che ogni partita può essere un consolidare, un punticino che alla fine potrebbe essere determinante, però ne mancano 10, mancano tante, quindi ci sono ancora tanti ostacoli da superare, da affrontare, e i risultati che ho appena visto dimostrano quanto è complicato questo campionato, quanto è difficile il girone sud, quanto è difficile arrivare nella posizione migliore, perché ogni domenica c'è qualche cosa che ti può fare inciampare. Quindi i ragazzi sono consapevoli che dobbiamo guardare in avanti e non pensare dietro, perché in questo momento quarti siamo noi e quindi abbiamo un obiettivo che sicuramente è quello del terzo posto, ma che è distante 5 punti, quindi noi dobbiamo fare il nostro dovere, il Pescara non lo deve fare. Se noi facciamo il nostro dovere riusciremo con un vantaggio a tenere dietro gli altri, però ripeto, è lunga, mancano 10 partite, affrontiamone una alla volta. No, poi sembra retorica, per me sono veramente tutti titolari, poi dopo io devo fare delle scelte. Sono pagato per fare delle scelte perché sono l'allenatore e queste scelte a volte fanno male, no? Quando non sei scelto fa male, però questa è una vittoria di, come ho detto, di tutto il gruppo squadra. Più romantico, mi piaceva Antonio così, mi piaceva, una candelina, eravamo perfetti, mangiavamo anche, eravamo a posto, e quindi è una vittoria di tutto il gruppo, anche di chi non è ancora chiamato in causa, quindi Antonio Vacca, Giacomo Beretta, che sono quotidianamente con la squadra, perché sennò passa fuori anche che io non volevo, no, Antonio Vacca è in cima ai miei pensieri, Giacomo Beretta è in cima ai miei pensieri, adesso c'è Davide Di Pasquale fuori, è in cima ai miei pensieri, e quindi è una vittoria, ripeto, del gruppo squadra, perché per me sono veramente tutti titolari. Poi io devo fare delle scelte, questo è un mestiere che ti obbliga a dover fare delle scelte che possono essere condivise o non condivise, ma poi alla fine io li alleno tutti i giorni, io sono allenatore, quindi io devo prendermi queste responsabilità. Allora, Davide Di Pasquale ha un problema da un po' di tempo a un tendine, e questo problema al tendine gli ha causato un altro problema al polpaccio, perché ha corso male, ma è un problema che si porta dietro da 3-4 settimane, quindi l'accumulo di fatica, queste partite una dietro l'altra, ha peggiorato in maniera sensibile la sua condizione, il suo stato di salute, e quindi non era obiettivamente possibile neanche averlo tra i convocati. Tra Antonio e Giacomo è più facile che Antonio possa essere tra i convocati, ma mi riservo, perché con la squadra ha fatto veramente poco, ha risposto discretamente, e adesso c'è una settimana dove spero di poterlo, magari non tutta la settimana, ma da mercoledì in poi averlo con la squadra. Questo non vuol dire, perché sennò adesso perché non gioca Vacca? Questo non vuol dire che Antonio potrà giocare 90 minuti. Mi auguro di poterlo portare in panchina, ma se verrà in panchina verrà perché i 10 minuti, i 15 minuti me li può fare. Se non me li può fare,
tanto la sua presenza è importante uguale all'interno dello spogliatoio nel quotidiano, mentre per Giacomo ritengo che sia ancora prematuro prossima settimana. Mi auguro fra 15 giorni, ma sinceramente non lo so.